Tanto poniamo in votazione. Sì, Presidente, noi non accettiamo una riformulazione che significa sostanzialmente nulla come è stata proposta. Ribadiamo che stiamo discutendo e stiamo parlando di un settore, stiamo parlando che è veramente a fortissimo rischio, perché si parla di 500 milioni di euro, di quella che sarebbe l'IVA dovuta dal 2014 ad oggi. Sono circa 110.000 euro per ogni autoscuola, quindi significherebbe andare a chiudere, che tutte le autoscuole vadano a chiudere. Non, sinceramente non capiamo perché il Ministro dei Rapporti col Parlamento ha detto che va bene, favorevole all'ordine del giorno da voi presentato, e noi saremmo stati disponibili a ritirare l'emendamento purché ci fosse un impegno politico da parte del Governo, così come annunciato dal sottosegretario Misiani, e poi si arriva in aula dove non solo l'emendamento è negativo, ma questo avevamo già capito, ma che diventa un ordine del giorno sostanzialmente aria fritta. Non è questo l'impegno che si era preso, iniziamo male in questo rapporto nuova maggioranza e nuova minoranza, e io penso che così non si riesca ad andare nella direzione giusta, anche perché il consiglio che vi do io è quello che, piuttosto che poi dopo votare contro un emendamento con tutte le polemiche che ci possono essere, sarebbe più giusto e corretto da parte vostra votare un ordine del giorno che sostanzialmente sottoscrive un impegno che ha preso il sottosegretario del vostro governo. Insomma, non è che vi devo spiegare io queste cose, visto che fino a ieri eravate voi a presentarlo l'opposizione. Allora chiedo un supplemento, un approfondimento, lo dico ai capigruppo dei 5 Stelle e del PD, affinché convincano il Governo ad accettare l'ordine del giorno. Noi così come l'abbiamo scritto noi con l'impegno, e noi siamo disponibilissimi a ritirare l'emendamento. Grazie, perché la riformulazione così come proposta assolutamente non può andare bene, perché vuol dire tutto e vuol dire niente, ma soprattutto smentisce quello che ha detto un vostro membro del Governo. Insomma, capisco che ci siano un po' di difficoltà all'interno, però insomma, se già iniziamo così.